Ok. Funziona? Sì. Allora, scusate un attimo, prenderemo pochissimo tempo, ma visto che ci sono queste start-up, abbiamo pensato di approfittare per dare modo a loro di presentarsi, in brevissimo tempo, di raccontare un po' com'è che sono arrivate a questo tipo di prodotto e la motivazione, comunque la loro storia, molto in breve. E l'idea è anche, da una parte chiaramente presentarsi, e da un'altra parte anche voglio sapere da un evento del genere, da un network del genere, che cosa loro si aspettano, e da questo viene anche un po' fuori quello che il territorio sta offrendo o non sta offrendo, e cosa bisogna sviluppare per poterle aumentare questo tipo di attività. Ho chiesto comunque alle aziende presenti se possono di parlare in inglese, per i nostri colleghi in inglese, comunque molto liberi, chi se la sente se la sente, se no andiamo in italiano. Incomincerei qui alla mia destra. Salve. Grazie. Buon pomeriggio, faccio tutto io? Sì. Ok, mi presento, sono Lorenzo Sanna, Occam SRL, e stiamo lavorando in collaborazione con Trentino Trasporti su un progetto chiamato Occam Transit, che ha l'obiettivo di stimolare, portare l'infomobilità e agevolare l'infomobilità per i cittadini. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo sviluppato una piattaforma che permette di inserire link, multilink all'interno di un QR code. Quindi la società di trasporti automaticamente può generare questi QR code, li sta applicando adesso su tutti gli orari dell'autobus, nelle varie fermate dell'autobus all'interno della città e anche sulle fermate extraurbane. Il cittadino arriva, può scansionare QR code, trovare informazioni utili sull'infomobilità e altri servizi che possono essere aggiunti da altre società all'interno dei QR code. Infatti l'idea è quella di utilizzare quelle che sono le paline, cioè le fermate di Trentino Trasporti e delle varie società di trasporto anche in Italia, quindi cercando di creare un'infrastruttura poi sull'infomobilità territoriale, e utilizzarle come delle bacheche per trasmettere informazioni al cittadino. Quindi le informazioni diventano contestualizzate in base al luogo dove si trova la palina. Per esempio possiamo stimolare quello che potrebbe essere un micromarketing, e quindi diciamo i negozi che sono, o le attività commerciali che sono intorno a una determinata palina, possono cominciare a fare delle offerte di sconti e offrire dei servizi informativi o comunque promozionali. Oppure c'è una collaborazione già in atto con InfoJob di la società per il lavoro, adesso mi ricordo. Sì, che praticamente, scusate, dà delle offerte, promozione di lavoro per il lavoro, cioè offerte di lavoro, quelle cose lì. Quindi diciamo, si arriva, si scansiona QR code e in fondo si trovano tipo offerte e promozioni di lavoro, quelle cose lì. Questo è più o meno il progetto che stiamo facendo. Da un punto di vista su territorio e cultura, a noi ci piace vedere, diciamo, questo generatore di QR code come uno strumento per taggare il territorio, per dare l'opportunità a tutti di aggiungere informazioni ai luoghi. Nel turismo in particolare si potrebbero creare degli itinerari seguendo i QR code, e si potrebbero sfruttare QR code già applicati sulle varie società, sulle varie paline fermate degli autobus, per offrire un servizio al turista e indicargli quindi dei percorsi culturali anche all'interno della città. Però bisogna cercare di guardarlo, diciamo, in modo più ampio, e pensare, diciamo, a proprio delle bacheche dove chiunque, diciamo, mette informazioni, quindi si possono creare percorsi culturali, turistici, sportivi, a seconda di quello che può essere il target che si avvicina al nostro QR code. Mi dispiace, io andrò abbastanza veloce, do l'opportunità un po' a tutti di presentarsi in maniera veloce e concisa, fate un pitch praticamente. Good morning good day to everybody. We are ARCTIM, we are an archaeological society. Our work is mainly to dig in archaeological excavation, and we are specialized in open source technique for archaeology. Can be software or hardware. We work, for example, for UAV drones or with RipRap, a 3D printing machine. With augmented reality for mobile application, we did some application for museums or exposition. This application, for example, is an application for an exposition that has been held in Curitiba in Brazil, and now we will take it in Italy, in Padua, in 2014.
is an application that mix open source technology, 3D printing, and augmented reality. So the can be used with tablet, glasses, and smartphone. You just read the target and put augmented reality level on the target and on the model. It can be also picture, movies, 3D model, like in this case. This is just a project that we did rebuilding the face of a famous fossil, the town project, and will be the main of this exposition in Padua, where there will be other different augmented reality application with mobile services. Okay, thank you very much. Thank you. Here there is nobody. Prego. Buongiorno a tutti, sono Patrick Reinhardt di NetWise. Noi non siamo esattamente una startup perché la società è attiva da circa 15 anni, anche se nel nostro settore la distinzione tra startup e società consolidate è abbastanza labile. E siamo qui perché abbiamo realizzato la app ufficiale del Trentino, quella di Trentino Marketing, che è una app turistica diciamo ideata per poter funzionare anche offline e per sincronizzare i dati provenienti da diverse fonti. Come numeri di attivazioni rispetto a quelli che sono stati citati da vari relatori, direi che si può classificare decisamente come una app di grande successo di pubblico e comunque è un progetto che continua e nel quale continuamente vengono aggiunte nuove funzioni. Grazie. Grazie. Il suo nome, scusi? Patrick Reinhardt. Buon pomeriggio a tutti, sono Federico Prata di InfoTourist, un prodotto graffiti che è un'app, viene data a tutte le strutture ricettive del territorio ma comunque anche in tutta Italia e ogni cliente, quindi ogni struttura ricettiva ha un QR code, il QR code identifica la struttura dove all'interno dà la persona in reception ma in tasca, quindi nel proprio iPhone, dando una serie di punti di interesse o eventi da comunicare in loco o anche a distanza, in modo tale che le persone, sia in fase di permanenza nella struttura o magari anche mandando per email il QR code e dando le istruzioni per scaricare l'app, riescono a vedere cosa c'è in zona o gli eventi che sono programmati nel periodo di permanenza nella struttura. Questo Perfetto. È in sintesi. Perfetto, grazie. Voi? Prego. Sì, buongiorno, Claudio Bellin, rappresento in questo momento due aziende, Lito Delta e Rivoluzione, due aziende presenti da parecchi anni sul territorio della Valsugana. La prima si occupa di carta stampata, comunicazione nell'ambito della carta stampata, il secondo comunicazione via web. È nato ancora due anni fa la necessità un po' di far convergere queste due filosofie e proporre un prodotto che possa essere in qualche modo integrato. Abbiamo quindi sviluppato un database il cui inserimento dei dati riguardanti i punti di interesse della Valsugana è fatto un po' sul modello di Wikipedia, per cui fondamentalmente chiunque può inserire informazioni che tramite vaglio poi eventualmente possono essere rese pubbliche. Queste informazioni il sistema si occupa di tradurle in automatico nelle varie lingue e creare anche i file WAV per l'eventuale spiccheraggio. A questo punto l'interrogazione di questo database può essere fatta in vari modi. Il primo posizionando vicino al punto di interesse proprio un cartellino che riporta un codice numerico e il codice QR code, che nel primo caso lo posso interrogare con un telefonino di vecchia generazione semplicemente digitando un numero verde e inserendo il codice relativo. A questo punto una voce registrata generata in automatico dal sistema mi leggerà le informazioni relative proprio al punto di interesse. Sparando invece col QR code riesco ad avere l'informazione direttamente su uno smartphone oppure tramite realtà aumentata basata su piattaforma LiDAR posso avere sia georeferenziato sia proprio come visione di realtà aumentata l'informazione relativa al prodotto. L'applicazione va sia nel campo di carte stampate su cartine che non riportano lo spazio necessario per inserire tutte le informazioni, piuttosto che museali, piuttosto che proprio punti di interesse o cartelli di informazione. Grazie. Hi, my name is Giorgio Barchiesi. I represent Pensare IT, a company based in Trento.
We are presenting here our website coupled with a smartphone application called Tracking ETC, that means tracking etc., which proposes tracking tools, but also ferrate, climbing, ski alp, whatever is your favorite outdoor activity. We are in the process of integrating open data, which are especially available here in Trentino, about weather forecasts, about archaeology sites, caves, speleology, I mean, and etc. And this is to give more value to our tools, itineraries, etc. Okay. Good afternoon. I'm Francesco Bracchi from Intelinks. We are presenting an app for events and fairs. The main feature of this app should be the one that allows participants to meet other people, extending their own network. It's based on a recommender system, and that's all. Thank you. Good afternoon. I am Adriano Venturini from ECTRA Solutions. That is a spin-off of ITC of FBK, but from 2005. And we develop web and mobile technologies for e-tourism. In particular, we focus on recommendation technologies, so tools that support the tourist to plan its own travel by considering its own personal interest and preferences. So our technology, for example, Travel Planner, can be easily integrated in existing websites. In addition, we developed a platform that is called MyOreca, that we run also the service, where each hotel, restaurant, and cafe can create and manage its own, very easily, its own mobile websites. And in more in the cultural area, we are partner of the MESH project, an integrated project funded by European Union, which focus on developing technologies for building exhibitions in for museums that integrate digital content in physical objects and real artifacts. Buongiorno, sono Stefano Scotton, rappresento qui Interplay Software SRL con sede a Trento. Nell'ambito di questa manifestazione presentiamo abbiamo sviluppato due piattaforme, una piattaforma di gestione GIS per la raccolta dei dati georeferenziati con la possibilità di creare mappe customizzate e la possibilità di creare dei percorsi ad hoc, diciamo, per essere poi caricati su applicazioni mobili in modalità online e offline. L'altra piattaforma che presentiamo è invece una piattaforma di editing di video che permette sostanzialmente a fronte di un video già girato, girando un video, di poter annotare sopra il video creando delle annotazioni e quindi aumentando il video stesso per essere poi fruito a livello di web. Quindi assieme al video vengono caricate anche delle annotazioni completamente dinamiche che possono fare riferimento a un database GIS o a un database di qualsiasi altro genere per annotare zone e cose particolari del video con informazioni aggiuntive. Noi siamo una startup di TechPix in Trento, e siamo Ciceros, un motore di ricerca nato in Silicon Valley che si basa sulla semantica informatica. Cosa facciamo? Praticamente ci siamo focalizzati sul travel,
Diamo attraverso l'API una tecnologia particolare che consente al turista di conoscere e esplorare il territorio. Partendo dal nostro quid, che è Quid the World, cioè la nostra motto Quid the World, cioè le particolarità che caratterizzano il mondo, e cerchiamo di far scoprire al turista tutto ciò che effettivamente ha un territorio, quindi è il vero patrimonio. Su questa tecnologia ci siamo focalizzati per quanto riguarda il booking per hotel, quindi trovare l'alloggio che rispetta i gusti del turista. Poi un altro settore è quello del travel, dei contenuti, delle news per il travel. Dalla prossima settimana saremo online con il nuovo sito di Viaggi 24. E infine ci focalizziamo anche sul il discorso sul verticale dei trasporti, quindi aziende di trattano treni, aerei, crociere e pullman. Grazie. Andiamo all'e-tour, inglese, italiano? Italiano. Sì. Buongiorno, sono Belena Gueras di e-tour. Noi abbiamo questo progetto che abbiamo sviluppato e progettato insieme alla PT di Ingarda, il progetto Daily News. Si tratta basicamente di un giornalino cartaceo che arriva agli albergatori ogni giorno per poter dare all'ospite durante il momento della colazione, e adesso stiamo sviluppando un ulteriore passaggio che è la mobile Daily News. Quindi ognuno di questi giornalini avrà un QR code che rimanda a una web app. Quindi è sviluppata in HTML5, jQuery, tutte le ultime tecnologie, multibrowser e multidevice, dove l'ospite troverà tutta l'offerta del territorio, approfondimenti sugli eventi, eccetera, ristoranti, parcheggi, insomma tutto quello che gli può interessare durante la vacanza. Ecco, grazie. E voi? Chi parla? Buongiorno, sono Anna Gigraziella, presidente della cooperativa Handicrea di Trento, che è lo sportello handicap per la provincia. L'applicazione su cui lavoriamo si chiama Trentino Accessibile ed è stata voluta, ed è qui il project manager dell'informatica trentina, per dare delle informazioni precise e mirate alle persone con disabilità che girano il territorio, che devono trovare nella struttura, prima di andarci e poi al momento in cui si avvicinano al luogo, delle indicazioni che siano precise sulla larghezza, sull'accessibilità, sulla larghezza delle porte, sulle pedane, sulle pendenze, cose che in normali indicazioni che si trovano sul web attualmente non ci sono o sono molto rade e sporadiche. Noi abbiamo fatto finora circa 1200 rilievi sul territorio di Trento, Riva del Garda, Pergine, la Valle di Fiemme. Adesso faremo per le Universiadi e speriamo un po' alla volta che l'applicazione si espanda. Volevo far parlare il dottor De Pedri un attimo. Ecco. Sono Andrea De Pedri, Informatica Trentina. Questo progetto è sponsorizzato dalla provincia con la collaborazione della cooperativa Handicrea, servizio politiche e sociali. Tecnicamente quello che abbiamo fatto è permettere alla cooperativa di digitalizzare tutte le informazioni che loro avevano raccolto, quindi abbiamo creato un gestionale dove loro possono censire tutte le informazioni relative all'accessibilità delle strutture, e poi un'app in HTML5, quindi che funziona multi-device, iOS, Android, eccetera, eccetera, e che permette all'utente di visualizzare in base alla propria disabilità e alle informazioni che sono contenute nel gestionale, nell'intorno del punto dove si trova, le strutture con una prima informazione di alto livello, se la struttura è accessibile, parzialmente accessibile o non accessibile in base alla sua disabilità specifica, e poi può vedere tutti i dettagli della struttura che sono contenuti nel gestionale. Questo in sintesi il progetto. Io ringrazio anche tutti quanti, però era venuta l'esigenza un po' delle start-up di presentarsi, anche se in maniera molto veloce. L'ultimo commento: si parla di accessibilità, ma oggi a pranzo si diceva non si parla di accessibilità, si parla di usabilità, e quindi questa tecnologia che in generale aiuta tutti gli utenti con tutte le loro
richieste. Vi ringrazio, rilascio, rilancio alla tavola rotonda. Potete incominciare per...